La situazione attuale intanto è con Tramonte, con l'arresto di Tramonte, la sua incarcerazione in Italia si chiude, diciamo così, una fase lunghissima, perché è durata 43 anni, della strage di Piazza della Loggia, e seppur a distanza di tempo indubbiamente segna un punto molto preciso rispetto alle responsabilità e alle ragioni di quella strage. Occorre ripartire da qui. Noi sappiamo che attualmente sono aperte ancora due inchieste nell'ambito della Procura di Brescia. Uno riguarda sostanzialmente una allora minorenne che potrebbe essere anche colui che ha collocato la bomba nel cestino, perché l'esecutore attualmente non lo conosciamo, e l'altro che è ancora aperta per vedere ulteriori collegamenti, depistaggi, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo raggiunto un punto di verità indubbiamente importante, ma è ancora una verità parziale su quegli anni. Vedremo che cosa la magistratura riuscirà ancora a scoprire. Lei tra l'altro si è detto disposto anche a incontrare Tramonte, che cosa gli direbbe? Ma innanzitutto occorre che per avere la possibilità di un incontro occorre che lui riconosca la sentenza e quindi riconosca le sue responsabilità. Indubbiamente se io dovessi incontrarlo comincerei a chiedergli quali sono le ragioni che l'hanno spinto ad agire in quel modo, quali sono i suoi silenzi e credo che sia giunto il momento che lui si assuma le responsabilità piene rispetto a quegli anni e quindi relativamente alle conseguenze. È un problema di ricerca della verità importante che potrebbe portare lui stesso a rivedere la propria storia, la propria situazione e finalmente riscattarsi dal punto di vista rispetto a ciò che ha fatto e ciò che potrebbe ritornare ad essere in quanto cittadina. Con queste indagini, con questa sentenza, si è confermato in ragione i valori per cui noi quel giorno eravamo in piazza. Eravamo in piazza per difendere le istituzioni democratiche, la nostra Costituzione, e la violenza eversiva di destra invece cercava di metterlo in discussione. Ecco, io credo che questa sentenza certifichi in maniera definitiva che quei valori hanno ancora un valore oggi e che da lì nessuno potrà più dire che Piazza della Loggia deve essere ascrivibile ad altri tipi di forze terroristiche.